Buongiorno a tutti, vi preghiamo a aspettare qualche secondo che anche gli altri entrino l'evento. Iniziamo fra qualche secondo, aspettiamo un minutino. Magari nel frattempo vi facciamo vedere qualche immagine piacevole e poi torniamo a voi fra un minuto. Grazie. Buongiorno e grazie a tutti per essere con noi in questo momento. Rolfing, terapia fasciale, arte corporee, come la ricerca sulla fascia ha migliorato la mia professionalità. Grazie per essere con noi in questo incontro, questo terzo incontro di questo evento organizzato da AIR, Associazione Italiana Rolfing, e da FRI, Formazione Rolfing Italia, in occasione del 125° anniversario di Ida Paolina Rolf. Il Rolfing, tra ricerca, tradizione, innovazione e applicazione, incontra il Feldenkrais, la danza, il girotonic, la fisioterapia, il Pilates, lo yoga, l'osteopatia e le arti marziali. Per chi volesse seguire i nostri incontri, il nostro evento, potete vedere le registrazioni dei primi due incontri sui nostri siti e sul nostro social. Rolfing e Feldenkrais, fascia l'anello di connessione tra integrazione strutturale e funzionale. Rolfing e danza, il corpo spazioso, la fascia e la sua danza. Prossimamente, il 23 aprile, ci sarà l'incontro di Rolfing e fisioterapia, fascia, movimento, nuove prospettive in ambito riabilitativo, come la terapia fasciale ha cambiato la mia vita e la mia professionalità. Il 30 aprile, Rolfing e osteopatia. La fascia, organo di relazione tra la forma e la funzione, connette due terapie manuali, una prospettiva più ampia per una professionalità più ricca. Il 7 maggio, Rolfing e arti marziali. Le antiche arti marziali incontrano la fascia. Questi webinar sono organizzati gratuitamente proprio un'apertura alla conoscenza di come la geniale intuizione di Ida Paolina Rolf abbia orientato la ricerca scientifica e di come le relative scoperte abbiano migliorato la pratica professionale. Una dimostrazione di come l'integrazione strutturale e la terapia fasciale siano discipline trasversali ed altamente efficaci. Mi piace anche invitarvi a un evento esclusivo, un webinar con Robert Schleip, il cui titolo è Le ultime scoperte dal mondo della fascia e la loro applicazione pratica attraverso il tocco, attraverso il movimento. Robert Schleip lo conoscerete tutti, lui è una punta di diamante nella ricerca scientifica sulla fascia, professore di Rolfing, professore di Feldenkrais, è lui che ha creato il convegno sulla fascia, il Fascia Congress. Veramente il suo lavoro è geniale, vi invito tutti ad esserci. E a questo punto mi piace presentarvi l'incontro di oggi, Rolfing e Yoga.
approfondimenti sui metodi yogici dal punto di vista del Rolfing. Mi piace presentarvi anche tutti gli ospiti, quindi interverranno Carla Ferrara. Carla in questo momento ha un problema di tempesta in corso, quindi la sua connessione entra ed esce, ogni pochi secondi la vediamo e la vediamo sparire, ma non importa, ci rincontrerà fra qualche secondo. Tara Fraser, insegnante di yoga e Rolfer, Tara si trova negli UK, inglese. Grazie Tara, thank you Tara to be with us. E Federica Panichi, insegnante di yoga. Ecco, Carla ci ha raggiunto per fortuna, siamo di nuovo tutte insieme. Grazie Carla, ti avevo appena presentata, ma ti ripresento di nuovo. Carla Ferrara, insegnante di yoga, operatore ayurvedico, Rolfer, nel mezzo della tempesta, quindi Esatto, sarà con piacere. noi come può. Grazie a tutti Buonasera a quanti. tutti. Federica è italiana, toscana per l'esattezza, ma vive ormai da più di 20 anni negli UK, ha collaborato tantissimo con Tara Fraser, ce lo racconteranno fra un pochino. Io invito tutti quelli che hanno voglia di seguire un esercizio che Tara e Federica ci condurranno attraverso, se volete preparare il vostro tappetino in un attimo, fra poco avete la chance di fare un bell'esercizio in diretta. E a questo punto mi piacerebbe fare una domanda alla nostra ospite inglese, a Tara. Tara, ci puoi spiegare come le tecniche del Rolfing hanno cambiato, arricchito il tuo modo di insegnare yoga? Tara, could you explain to us how the techniques of Rolfing in form have changed your yoga teachings? Yes, I really went to Rolfing as a way of improving my yoga teaching. So that was my initial plan. Scusate, io traduco e volevo anche ricordare di fare delle domande, se volete, nella chat che più avanti le prenderemo. Ecco, Allora, io scusate, just a second. dicevo, Tara diceva. Just a second. I forgot to introduce, mi sono scordata di presentarvi due persone fondamentali con le tempeste qua, no? Pierpaola Volpones, che è la chair della Faculty Europea di Rolfing, e in regia abbiamo Eleonora Celli, che ci aiuta in queste dirette e che è la presidente di Free Formazione Rolfing Italia. Scusa Pierpaola, ti ritorno la parola per la traduzione di Tara. Sì, so let's start from the beginning once again, Tara, please. So, Allora. I came originally to Rolfing as a way of improving my yoga teaching. So, it was further training for me. Quindi io sono arrivata a Rolfing per migliorare la mia insegnamento dello yoga. È stato un training ulteriore. And I was interested in improving my understanding of interoception, the felt sense of the body. Ero molto interessata nell'approfondire l'interocezione del corpo. And in yoga we have something called Swadhyaya. This is the study of the self-study. Nello yoga parliamo di Svatthiaya, che è lo studio del sé. And I found that these two systems, the Rolfing and the yoga, really complemented each other very well. So there's nothing contradictory in Rolfing to yoga. It just supports your yoga practice and your yoga teaching by giving you more language and more depth of Allora, understanding. questi due sistemi, lo yoga e il Rolfing, non sono in contraddizione, ma al contrario, si supportano, si sostengono uno con l'altro e arricchiscono questo linguaggio di entrambi. Carla, so che anche tu sei arrivata al Rolfing a partire dallo yoga, cioè prima eri yoga practitioner e sei arrivata al Rolfing. Bene, ci risponderai fra poco quando riappari, perché a quanto pare il fulmine è arrivato di nuovo. Allora ritorno a chiedere ancora una domanda, veramente a Federica, no? Federica, io so che tu sei stata una
studentessa e una collaboratrice, come ci tiene a dire Tara, di Tara Frese per molti, molti anni, tra i 15 e 20 non ben identificati e non vogliamo identificare. Ci racconti com'è stata la tua esperienza come studente di yoga prima che Tara facesse la formazione e dopo? Cos'è cambiato per te la formazione di Rolfing? Sì, benissimo. Diciamo che circa 5 anni fa ho avuto il piacere di fare il ciclo delle 10 sessioni con Tara, che era la mia maestra di yoga, adesso una collega. Ma prima di allora avevo solo sentito parlare del Rolfing da lei e negli ambienti di yoga, e ne avevo sentito parlare come una specie di massaggio. Invece quando Tara mi ha proposto di provare, ho detto mi sono incuriosita molto, diciamo proviamo, e quindi abbiamo iniziato, e durante le prime 3 sessioni sì, ero curiosa, ma ero anche un pochino scettica perché non avevo mai provato il Rolfing prima di allora. E mentre Tara lavorava su di me mi chiedevo ma cos'è che mi sta facendo, è un massaggio, è qualcos'altro. E poi verso, mi sembra, la 4ª sessione qualcosa è cambiato. Penso che all'inizio ho cercato di capire il Rolfing a livello intellettuale, ma con la mente, diciamo, invece che con il corpo. Ma dopo un po' ho iniziato a rilassare la mente e ad ascoltare più il corpo. E quindi è quasi stata una rivelazione. Ho proprio capito cosa si intende con l'espressione inglese usata da Tara, embodied awareness, che è, in italiano è la consapevolezza corporea e interocettiva, che appunto il Rolfing mi ha aiutato ad acquisire. Mi sono sentita decisamente più in armonia con il mio corpo dopo il ciclo delle 10 sessioni di Rolfing, e da lì ho continuato a interessarmi di come il Rolfing e anche altre modalità adiacenti, ad esempio il Feldenkrais, possano tutte queste modalità contribuire al movimento consapevole, conscious movement in inglese, nel contesto ovviamente della pratica dello yoga. Tara, e per te c'è stato un cambiamento nel lavorare su Federica prima e dopo, con Federica prima e dopo della formazione? And for you, Tara, was there a change in the way you've been working on and with Federica after your Rolfing training? Yes, I think we had a better shared language to describe the sensations that we experienced. Abbiamo avuto migliore capacità di condividere il nostro linguaggio per condividere le esperienze. Okay. And I felt actually that although Federica had been my student, she became a very esteemed colleague through this process, because I felt I had connected very deeply with her in this process, and that we really understood each other very well. E Federica è da studente è diventata poi una collega, visto che anche lei insegna yoga, e ci siamo veramente comprese, abbiamo condiviso questo spazio comune. Grazie. E Carla, grazie per essere di nuovo con noi. Lo sappiamo che sta succedendo la tempesta, il temporale, non ti preoccupare, stai serena. E, ci piacerebbe sapere, perché io so che tu sei venuta dallo yoga e sei approdata al Rolfing. Ci racconti un po' com'è stata la tua esperienza? Sì. Allora, la conoscenza del mondo del Rolfing per me è avvenuta attraverso un libro, Equilibrare la postura di Mary Bond, e questo libro per me è stato un libro rivelazione, in quanto ha aperto un mondo di lavoro sul somatico e di trovare un modo di ricercare anche di lavoro nello yoga. È stato proprio, come dire, un momento rivoluzione,
Finito di leggere questo libro, subito ho cercato di provare a ricevere le sedute, le sessioni di Rolfing e di Movement, e da lì proprio c'è stato un desiderio profondo proprio di conoscere e di studiare proprio come, come formazione, e ho cercato, ho contattato la formazione, e così è stato il mio percorso. Ovviamente tutto quello che ho imparato attraverso la formazione ha cambiato me, soprattutto come persona. Cioè, io mi sono accorta come dire, nell'insegnamento nello yoga, e come studente anche di yoga a mia volta, che avevo proprio una necessità di ampliare, fare più chiarezza, ampliare la mia consapevolezza corporea, e il Rolfing è stato proprio questo per me. Mi ha aiutato prima di tutto come persona, e una volta che io ho embodizzato, ho integrato le sedute, è cambiato completamente poi il mio modo anche di lavorare. E quindi mi piace dire che lo yoga mi ha portato al Rolfing, e il Rolfing mi ha riportato allo yoga, quindi io ho ricominciato poi a insegnare in una maniera completamente nuova. Tara, Ida Rolf ha praticato molto lo yoga. Che aspetti della filosofia yoga trovi nel lavoro della dottoressa Rolf? Ida Rolf was a student of yoga for a long time. Do you see aspects of the philosophy of yoga in the work of Dr. Rolf? Yes, definitely. So there are obvious parallels in the two systems, very clear. Sì, certamente ci sono dei paralleli fra i due sistemi molto molto chiari. And the one that really strikes me most is that in both systems there's big emphasis on the autonomy of the client or the student to make their own journey. E la cosa che mi ha colpito maggiormente è che in tutti e due i sistemi c'è una grandissima enfasi sul creare o dare autonomia allo studente, al cliente, e questo è veramente il viaggio che la persona fa. Sì. So we have two techniques, one old, ancient, and one modern. They both are seeking to improve self-awareness and orientation. So a way of optimizing yourself as a human being. Quindi abbiamo questi due sistemi, uno antico e uno più moderno, e in entrambi il lavoro è proprio quello di aumentare e migliorare la consapevolezza. Mm-hmm. Carla, mi piacerebbe fare una domanda a te adesso. Dopo aver ricevuto il Rolfing e dopo aver fatto la formazione, come è cambiato il rapporto con lo spazio interno e lo spazio esterno per te e nel tuo modo di lavorare? Dunque, allora, certamente, come già dicevo nella precedente risposta, il mio modo di lavorare è cambiato notevolmente. Ricevere le sedute di Rolfing mi ha aiutato proprio ad avere una consapevolezza dello spazio interno del mio corpo completamente diverso. È come essere passata da una dimensione bidimensionale a una tridimensionale. Il corpo è diventato spazioso, c'è uno spazio interno preciso da dove si muove il movimento, un movimento che poi si muove nello spazio esterno, per cui c'è questa continua relazione tra spazio interno e spazio esterno, e questo lo si trasferisce inevitabilmente anche nella pratica dello yoga. E gli allievi che hanno ricevuto a loro volta le sedute, o che hanno incominciato a lavorare con me in questa maniera, hanno un movimento e un atteggiamento nella pratica completamente più coerente, ecco, completamente
con una qualità di presenza molto chiara. Ecco, diciamo che ricevere le sedute ti porta, porta il tuo corpo e il tuo sistema ad avere una coerenza, una chiarezza posturale e di movimento. Ecco. Grazie Carla. Prima di continuare su questi temi molto appassionanti, vorrei invitare chi ci sta seguendo a scrivere le proprie domande nella chat. Noi le leggeremo e tra Pierpaola e me cercheremo, ci assicureremo di poterle portare davanti a tutti e potervi rispondere verso la fine dell'incontro. Quindi scrivete le vostre domande sin da adesso nella chat. Grazie davvero. E vorrei continuare su questo tema, no? Di che cosa cambia, ma vorrei essere più specifica e vorrei proprio parlare della fascia, no? Come l'approccio del Rolfing usa la fascia in un certo modo e come questo abbia cambiato il modo in cui si insegna e si pratica lo yoga. Tara, I would like to ask you this question. I want to be more specific. You know, in Rolfing we use so much fascia and the work on fascia. How does the approach of Rolfing on fascia changed your way of teaching and practicing yoga? So Rolfers, we are really taught to look carefully as Rolfers, and the understanding of the fascia and gravity, we are able to explore yoga in a much freer way. Allora, noi con l'occhio del Rolfer impariamo proprio a guardare la persona e anche a comprendere come la fascia si comporta. Which means we are no longer bound by very strict rules about alignment. You must put this arm in this place, you know, careful structural thing. We just can see for each individual what is required, what is possible, and it's more expressive and appreciates individuality much better. Allora, l'esecuzione del movimento non è più così rigida, tipo metti il braccio qui, fai la cosa là, ma invece guardiamo proprio la persona e soprattutto guardiamo di cosa può avere bisogno, di come questa persona si organizza nella gravità e di cosa può avere bisogno. Ok? Yeah? You finished? Yeah. Sorry, I interrupted you, Tara. It's okay. Marina, I can't hear you. Microfono. Okay, I was asking if you could give us a practical example. Would that be possible? Maybe an exercise. So, volevo chiedere, sto chiedendo a Tara se ci può far vedere un esempio pratico. Quindi, se volete approfittarne, come avete visto, Federica è andata a mettersi sul suo materassino. Prendete un attimino per sistemarvi e Tara ci accompagnerà in questo lavoro. So here is an example. I will ask Freddie to do it with you. You can do this for yourself if you have availability to do it at home. Allora facciamo un esempio e lo potete fare da soli se avete modo di farlo a casa. So Freddie's going to do downward facing dog, famous yoga posture. Allora Federica farà la posizione del cane faccia in giù, famosa posizione dello yoga. And typically in this position the yoga instructor will tell you to push down the index finger knuckle of the hands. E normalmente il vostro insegnante di yoga vi dirà di spingere verso il basso la nocca del metacarpo dell'indice della vostra mano. And this causes the whole forearm to internally rotate a little. E questo produce una rotazione interna dell'avambraccio. And then we could do some work in the forearm, so you can do this for yourself. Però adesso potremmo fare un po' di lavoro sull'avambraccio, lo potete fare con voi stessi, un autotrattamento. So you
using one hand to place the fingers of your hands into the interosseous membrane, into the gap between the two bones. Allora, con le dita di una mano potete mettere e trovare quello spazio fra le due ossa, nella membrana interossea del vostro avambraccio. And you can apply a little gentle pressure. You're not really massaging it, just leaning into it. Quindi potete applicare un po' di pressione, che non vuol dire massaggiare, ma vuol dire proprio appoggiarvi lì dentro. And you could move the hand a little. You're gradually moving down this arm. Ecco, puoi fare dei piccoli movimenti della mano e progressivamente ti sposti verso il gomito con le dita della tua mano che sta intervenendo, che sta lavorando. And probably Pier Paolo can give you better instructions in Rolfing in Italian than translating. Forse Pier Paolo può darvi delle istruzioni in italiano su come rolfarvi il vostro, autorolfarvi il vostro avambraccio. Comunque, come state vedendo da Tara, lei proprio entra dentro questo spazio, quindi cerca proprio i punti in cui c'è più densità e lì sosta un momentino per facilitare quella differenziazione fra le due ossa. Exactly. I can see that. Lo vedo benissimo. Sì. So, now we have done a little bit of work in this arm. Abbiamo fatto un pochino di lavoro in questo braccio. We go back to the downward facing dog and we try again the same position. Yeah. Riproviamo la posizione del cane faccia in giù che abbiamo fatto prima. And maybe Federica, you can say how this feels, and if you're doing it yourself at home, you can feel there's a slight change. Ecco, Federica, se vuoi dirci se è cambiato qualcosa. Sì, mi sembra molto più facile e meno spinto, sicuramente. E il mio dito non deve essere assolutamente forzato nel materassino, non mi viene proprio spontaneo appiattire la mano. Ecco, c'è una bella differenza. So this is a kind of detail that we can add to the sensory experience of doing yoga through Rolfing. Questo è un dettaglio che possiamo aggiungere all'esperienza sensoriale mentre facciamo lo yoga, un dettaglio che ci viene dal Rolfing. Sorry, go ahead. Yeah, but it's still a yoga posture. We didn't add some strange new thing. We just improved the awareness and the physical capacity. Non abbiamo fatto una cosa strana, nuova, diversa, abbiamo fatto la stessa posizione yoga di prima e abbiamo semplicemente aumentato la consapevolezza e la capacità di prenderla, di entrare in quella asana. Infatti, se posso aggiungere, questo è un bellissimo esempio di cui abbiamo visto Federica. In realtà con l'approccio del Rolfing allo yoga noi andiamo proprio a fare della ricerca, andiamo a provare a vivere le posizioni non tanto come un fare le posizioni, ma soprattutto come un viverle dall'interno, provando a sviluppare la sensorialità, la sensitività. E quindi le classi di yoga diventano proprio dei laboratori di studio di se stessi per aumentare la consapevolezza del proprio corpo, superare quei blocchi, quei limiti, quegli automatismi che in genere ci portiamo con noi senza quasi neanche esserne consapevoli. Allora lo yoga con questa visuale diventa proprio uno strumento utilissimo per per levare questi blocchi, questi limiti e per portare il corpo a una maggiore chiarezza di movimento.
Grazie Carla. Allora, mi piacerebbe fare una domanda sulla gente si aspetta dei cambiamenti, se li aspetta dallo yoga e se li aspetta dal rolfing, delle trasformazioni. Come, Tara, come lo vedi succedere in ambedue i metodi, no? In both in yoga and rolfing, our clients are expecting some change, some transformation. How do you see that happening in the two systems? So I think in both systems, there's a really interesting idea, which is that we have unconscious patterns of movement. In tutti e due i sistemi possiamo dire che le persone hanno degli schemi di movimento inconsapevoli. And in yoga we call those unconscious patterns samskara. It might apply to movement or to mental patterns or behavior patterns the same. Nello yoga parliamo di samskara, che sono comportamenti automatici di movimento o di modelli di movimento. Sì. And in rolfing we understand that these patterns that we use leave kind of traces in the fascial system, and by being aware of them we can begin to unravel them. E nel rolfing diciamo che questi schemi di movimento ripetuti lasciano come delle tracce nel sistema fasciale e perciò iniziamo, come dire, a svolgerli, a rivelarli. So in one system you're applying yoga asanas, in the other system you're applying rolfing touch, but in both systems you are encouraging the person to become more aware of the patterns that they routinely use, and you liberate them from them. Quindi nello yoga utilizziamo le asana, nel rolfing usiamo il tocco del rolfing, e in tutti e due i sistemi ciò che ci interessa è quello di incoraggiare ad avere una maggiore consapevolezza e trovare più libertà. Grazie. Senti, Tara, sempre un'ultima domanda a te, poi passo a Carla. Ida Rolf descrive un processo che si chiama togliere le spille. Cosa significa per te questo processo come rolfer e come istruttrice di yoga? So Ida Rolf describes a process she calls taking out the pins. What does this mean to you as a rolfer and as a yoga teacher? So the taking out the pins is a really great example of how Ida Rolf imagined the role of the rolfer is to make the body free to optimize itself. Allora, questo togliere le spine è un grande esempio di come Ida Rolf aveva immaginato che il ruolo del rolfer è proprio quello di aumentare il senso di libertà della persona. So she thought that if you remove the obstacles that were making somebody uncomfortable or unable to move in a particular way, the body would right itself, it would make itself come into the best position possible. Quindi Ida Rolf pensava che se si può rimuovere quegli ostacoli a livello del sistema miofasciale, allora il corpo poteva poi aggiustarsi da solo, trovare la giusta posizione da solo. And so she called this taking out the pins. In yoga we have a concept of kaivalya. Kaivalya means freedom. But it's a similar kind of concept that if you take away that which is preventing your optimization, you can be free. So, same idea, slightly differently expressed. Sì, nello yoga invece parliamo di Kaivalya, che significa di aiutare a prevenire tutto ciò che può essere un ostacolo e quindi ottimizzare quello che è il movimento. Perciò stessa idea ma con parole differenti. Grazie, grazie mille. Adesso
Prima di passare alle domande che ci stanno arrivando, vorrei invitare Carla a parlarci di una cosa molto bella e molto speciale che ha fatto lei. Lei è sua figlia. Ti lascio la parola a te, Carla, proprio lascio che lo racconti tu questa bella storia. Certo. L'idea è quella, è partita proprio dal fatto che lo yoga accompagna il nostro percorso di vita attraverso tante trasformazioni. Viviamo tante trasformazioni e la gravidanza, quindi la gravidanza, la preparazione al parto e il dopo parto, è un momento dove il corpo femminile vive delle trasformazioni enormi. E l'idea è stata proprio quella, abbiamo scritto questa tesi a due mani proprio per sottolineare quanto lo yoga e tutto lo studio che così in questa tecnica si fa può aiutare la donna a vivere questa trasformazione enorme del suo corpo come una grande occasione di ulteriore consapevolezza, quindi può subire la gravidanza oppure può viverla come davvero un'esplosione di consapevolezza, un aumento di conoscenza di sé. E questo è un pochettino lo scopo di accompagnare le donne ad avere una buona gravidanza, è un pochettino sottende quest'idea, una buona gravidanza porterà un buon parto porterà bambini più felici, questo è un pochettino come linea di fondo. E quindi ecco che lo yoga può essere davvero un valido strumento. E credo che anche si possa dire che il Rolfing può essere di aiuto, soprattutto in questo caso nella parte poi successiva, una volta che come dire, la gravidanza è stata portata a termine. Sì, su questo mi piacerebbe proprio chiedere, grazie Carla, a Pierpaola se ci puoi dire due parole su questo lavoro veramente fantastico che Rolfing fa sulle donne nella fase postpartum, no? Dopo il parto, ci puoi raccontare così rapidamente, perché così completiamo bene questa immagine del lavoro sulla gravidanza portata nel tempo? Sì, il fare Rolfing dopo il parto è veramente importante, fondamentale, estremamente utile. Come tutti sappiamo, quando c'è un parto naturale, ma anche se c'è un taglio cesareo, c'è il passaggio del bambino nel canale del parto, ci scombussola parecchio e quindi abbiamo proprio bisogno di andare a ritrovare quelle che sono le relazioni più appropriate fra il bacino e il torace, il bacino e le gambe, quindi ritrovare un po' la presenza del pavimento pelvico e quindi è estremamente utile, estremamente importante. E si diceva tempo fa che le 10 sedute le fai una volta nella vita, poi basta. Adesso questo è vero fino a un certo punto, perché poi noi cambiamo così tanto durante la vita, per cui rifare il ciclo delle sedute è sempre un'esperienza molto interessante. Di sicuro rifare le 10 sedute dopo un parto è anche questo estremamente utile, proprio perché l'idea è quella che impariamo a riappropriarci del nostro corpo che ha subito tutta questa trasformazione e cambiato veramente tanto, andare come fare un viaggio sulla Luna e poi rientrare. E, per cui sì, è estremamente consigliato e si deve fare un lavoro specifico, ma anche può essere semplicemente ripetere il ciclo delle 10 sedute per ritrovare la propria armonia. Grazie Pierpaola. Senti, mi piacerebbe proprio in questo momento approfittare della tua presenza e chiederti se ci puoi parlare un po' di questo nuovissimo format di insegnamento pensato dall'Associazione Europea di Rolfing. E l'Italia sarà veramente la pioniera, non sarà il primo corso che viene ed è pensato proprio per persone
come gli insegnanti di yoga, gli insegnanti di Feldenkrais, gli insegnanti di movimento, persone che hanno voglia di approfondire la loro conoscenza sulla fascia, dell'anatomia, della funzionalità, con una visione sulla persona per intero. Ti va di parlarcene, per favore? Sì, molto molto volentieri. Perché fino ad adesso i corsi della quella che chiamavamo fase 1 servivano proprio come preparazione per le fasi successive. Ma abbiamo veramente trovato, abbiamo deciso proprio di condividere sia con gli operatori già del settore, come dicevi Marina, insegnanti di Feldenkrais, di Pilates, insegnanti di yoga e quant'altro, ma anche con persone che invece arrivano proprio da tutt'altre esperienze. E abbiamo pensato di condividere questa ricchezza incredibile che abbiamo nei nostri corsi, appunto, che chiamiamo il Level 1, e proprio perché i principi, diciamo, che abbiamo imparato dalla dottoressa Rolf, che sono quelli di come aiutare a riorganizzare il corpo nel campo della gravità attraverso il tocco e attraverso il movimento, sono di una utilità straordinaria per tutti, professionisti del settore delle arti corporee, ma anche no. Per cui questi corsi, appunto, del Level 1 abbiamo pensato di ristrutturarli e riorganizzarli in una maniera tale che, come vedete da questa immagine, rilascino un attestato di praticante, di operatore di rilascio miofasciale. E questo perché nei corsi, gli argomenti dei corsi sono anatomia, tocco e movimento. Quindi nei corsi di anatomia si studiano quelli che sono i principi di base, ovviamente, ma poi tutta l'anatomia fasciale del sistema fasciale nel primo corso del sistema di sostegno, del secondo corso del sistema superiore, quindi cingolo superiore braccia, e del terzo corso dell'anatomia del contenitore contenuto, quindi del tronco, se vogliamo. E questi corsi seguono, sono seguiti dagli altri corsi di tocco, che ovviamente ricoprono, quindi si impara a toccare le parti che si studiano nei corsi di anatomia. Perciò si parlerà di imparare come toccare le parti del cingolo inferiore, cingolo pelvico, delle gambe nel primo, quindi spalle, braccia nel secondo e contenitore contenuto nel terzo. Nei corsi di movimento si studia e si approfondisce, si fanno questi esercizi di embodiment per quanto riguarda la nostra organizzazione, come dicevo, nella gravità. Per cui nel primo corso si parla di postura, nel secondo di respiro e nel terzo del cammino. E tutti insieme, appunto partecipando, frequentando al 100% delle ore questi corsi, si riceve questo attestato che mette in grado già le persone di poter utilizzare le cose che ha imparato, metterle in pratica. Benissimo, grazie Pierpaola. Allora io chiederei a tutti quanti adesso di prendere un minutino per cominciare a scrivere le vostre domande. Già ne sono arrivate molte, quindi cominceremo fra qualche istante a leggerle. Magari, proprio per darvi il tempo di pensare un attimo e scrivere, mi piacerebbe rimandare il video che abbiamo mandato proprio all'inizio per intrattenere i primi arrivati, aspettando che gli altri ci fosse, su queste lezioni di anatomia e fascia che abbiamo fatto e che sono a disposizione. Magari Eleonora, se mandi questo video un istante, ti ringrazio. Scrivete le domande.
Grazie, grazie Federica. Sono curiosa, tu che sei una insegnante di yoga oggi e che hai sentito tanto parlare del Rolfing in genere, l'hai ricevuto, ma anche queste spiegazioni di Pierpaola, queste immagini che hai appena visto, come ti fanno sentire? Beh, io vivo a Londra, ma mi farebbe voglia di trasferirmi in Italia di nuovo per partecipare a questi corsi di formazione. Davvero, soprattutto i corsi, diciamo, di anatomia funzionale, perché sono sicuramente un approfondimento che manca nel percorso di formazione dell'insegnante di yoga. I praticanti di Rolfing, tutti voi, siete considerati degli esperti in questo campo, quindi penso che questo tipo di iniziativa sia molto importante per noi che facciamo parte del mondo dello yoga e consiglierei agli insegnanti di yoga di cogliere l'occasione, perché qua credo che sia unica in Europa e consiglierei di partecipare a questi nuovi corsi di formazione. Ecco, io volerei, io ritornerei a casa per farli. Bene, vedo arrivare alcune domande. Anna Paola Bakalov ci scrive: usate il tocco di più di prima e o diversamente durante le lezioni di yoga per aiutare le asana? So, Tara, I'm going to translate in English also, so anyone can answer. You use the touching more on a different way during the yoga classes to help the asana. Chi vuole rispondere, domanda aperta. I don't use Rolfing touch while I'm teaching asana, usually, but I use my eye. So what I'm understanding. Normalmente, sì, normalmente non uso il mio tocco del Rolfing quando faccio le classi di yoga, ma uso i miei occhi. Yes? And I might offer a student some Rolfing sessions to help them with their yoga. But there will be separate. Ma quello che posso fare è quello che alle volte offro di fare una seduta di Rolfing ai miei studenti, ma è separato, è diviso. Leggo in sintesi: è cambiato il modo di accompagnare le persone durante le lezioni di yoga dopo aver conosciuto il Rolfing? Se sì, in che modo? Carla, ti va di rispondere tu? Sì, anche per me è cambiato assolutamente il modo di condurre una classe. Sicuramente noi come Rolfer abbiamo degli strumenti potenti e la vista è uno di questi. Noi riusciamo dopo la formazione a leggere il sistema fasciale della persona in maniera molto più precisa e quindi lo sguardo accompagna in maniera totalmente diversa la lezione. Anche per me, per quanto mi riguarda, io sono abbastanza abituata a fare qualche tocco durante la lezione quando che è un tocco per me non tanto di Rolfing quanto di risveglio di consapevolezza, un tocco leggero per portare l'attenzione e anche nel mio caso posso poi suggerire alle persone di fare qualche seduta a parte. Però anche questo modo leggero di toccare nel punto giusto per un risveglio della consapevolezza trovo che nel lavoro dell'insegnamento dello yoga sia molto potente. Ecco, questa è la mia esperienza. Grazie. Pierpaola, vuoi fare tu una domanda a Tara? Sì, dunque è arrivata questa domanda dal pubblico, da Simone, che è questa. Conosco poco lo yoga. In merito al respiro, ci sono analogie tra yoga e Rolfing su come usarlo e come lavorarci? So the question, Tara, is I know, me la rimandi, scusami, la domanda? Yes, thank you. I know yoga just a little bit. So, talking about the breathing, are there analogies between yoga and Rolfing and how to use it and how to work with that, Tara? Well, in the very first session of the 10 series, Dr. Rolf
suggests, you must free the breath. Allora, nella primissima seduta di Rolfing, la dottoressa Rolf ci ha detto, dovete liberare il respiro. So, fundamentally, breathing exercises become completely different experience when you have had this Rolfing experience of having your breath freed manually. Quindi tutti gli esercizi sul respiro diventano assolutamente differenti una volta che hai ricevuto questa libertà del respiro con la seduta del Rolfing. So it's a very fast way to get much better at yoga. Quindi è una maniera molto rapida di migliorare rapidamente appunto con lo yoga. Sì. The alternative is you spend some years learning the exercises of yoga breathing and you go that way, but the help that Rolfing gives you is incredible, quite incredible. Quindi mentre pratichi yoga ci vogliono anni di pratica, di esercizi, e ciò che ottieni con il Rolfing, la rapidità dell'ottimizzazione è incredibile. Mi piacerebbe condividere una mia esperienza a questo punto, che è veramente... Ogni volta che io ho delle persone che fanno yoga e vengono a fare le sedute di Rolfing, dovete sapere che la prima seduta del Rolfing è proprio sul respiro. La Rolf diceva che se non si cambia il modo di respirare non si riesce a cambiare la persona, no? E è fantastico come le persone che fanno yoga, quando si facciamo, liberiamo il respiro attraverso una serie di lavoro sul tocco, ma anche sulla coordinazione, rimangono sbalorditi. Quindi sappiate che la prima seduta del ciclo del Rolfing è proprio sul respiro. Quindi se siete curiosi, è un ottimo modo per incontrare questa tecnica. Scusatemi, è stato più forte di me, avevo proprio voglia di dire questa cosa. Carla, vuoi dire qualcosa? Ho visto, ma il microfono spento. Sì, anche per me è assolutamente uguale l'esperienza come per Tara e per Marina. Quasi tutte le persone che dallo yoga sono arrivate a fare la prima seduta di Rolfing, questa del respiro ha avuto dei risultati spettacolari. Proprio io mi ricordo di questa allieva carissima che per l'emozione è scoppiata a piangere. Ecco, prima seduta, si è rimessa seduta e non stava in sé dalla gioia di quello che stava vivendo. Ecco, quindi c'è anche un grosso movimento poi di emozione. E quindi sì, il respiro, il respiro che si libera con il Rolfing può essere poi portato nello yoga e tutte le posizioni e tutti gli esercizi di respirazione sono molto più facili poi, assolutamente. C'è una testimonianza di Marcel Theo, le mie costole non si allargavano e quindi capivo la respirazione addominale e clavicolare, ma non quella che c'era in mezzo. Dopo la terza seduta di Rolfing capivo e sentivo. Grazie Marcel. Se qualcuno vuole commentare, if you want to comment to this, welcome. Nel frattempo, Carla, vorrei farti una domanda che è arrivata, che è: quali sono i benefici immediati del Rolfing e come miglioro la mia elasticità? Okay. Allora, le sedute di Rolfing hanno un effetto potente proprio sulle nostre limitazioni articolari, fasciali, e è facile vedere, proprio mi viene facile parlare di questo perché tantissimi praticanti di yoga hanno fatto 10 sedute e poi sono tornati a fare yoga. Ed era quindi subito era evidente un miglioramento della flessibilità, dell'elasticità, della stabilità. Quindi migliorava ricevere le sedute, portava un miglioramento alle posizioni di equilibrio, quindi c'era più connessione con il centro, portava più radicamento, quindi più capacità di fare le posizioni in piedi e di radicamento, più elasticità, quindi le posizioni è più facile
fare queste posizioni di allungamento o di inarcamento, quindi è subito evidente, lo vedi subito dalla leggerezza che il tuo corpo riesce a sentire, ma in breve tempo, poi chiaramente il lavoro continua nel tempo e dopo poi magari si possono ricevere di nuovo queste sedute, però certamente è immediato, lo senti subito che il tuo corpo cambia. Questo sì. Grazie. Quindi qua c'è un'altra domanda che completa un po' quella: il Rolfing può alterare la mia sensibilità e percezione nello yoga? Penso che fino adesso è stato risposto proprio questo, quindi Pierpaola. Sì, io volevo un po' chiedere a Federica questa cosa. Allora, tu hai avuto le sedute, sei stata un'allieva di Tara da tanto tempo, adesso sei una sua collega, a tua volta anche tu insegni yoga. Tu non hai fatto la formazione del Rolfi, ma sei stata molto vicina a Tara, che è una Rolfer, eccetera. E ti ha raccontato prima che quando hai ricevuto le sedute hai capito anche altre cose, no? Rispetto a quello che il tuo corpo poteva esprimere e fare. Allora, c'ho questa domanda che è questa: avendo incorporato il Rolfing su di te, hai notato che è cambiato anche il tuo modo di insegnare lo yoga? Oppure non è così evidente? È una cosa, diciamo, sottile un po', non è, diciamo che quando insegno adesso do meno istruzioni e faccio molte più domande. Cosa si sente dall'interno, invece che magari pensare all'estetica della posizione, come il cane alla testa in giù in un triangolo, posso chiedere appunto come si sente la mano oppure le spalle dall'interno. Quindi mi sono trovata a fare più domande che a dirigere, a dare delle istruzioni dirette. È molto bella questa cosa che ci dici, molto bella, che si collega anche un po' con quello che diceva Tara prima, no? Per cui la postura non è più una cosa da fare, ma è una cosa da vivere, giusto? Esattamente, sì. Molto bello, grazie. C'è una domanda che è arrivata alla quale onestamente avrei voglia di rispondere io, se mi permettete, che chiede: il Rolf Movement può migliorare il mio yoga? Allora, io ho studiato molto yoga, ma sono anche una danzatrice professionale, insegno danza e ho lavorato come coreografa, quindi vi voglio dire questo, che quando ho fatto la formazione con Rolf Movement e Pierpaola è la mia insegnante, per me si è aperto un mondo, no? Io ho dedicato 40 anni di studio al movimento e quando ho fatto le lezioni con Pierpaola mi si è aperto un mondo. Io mi ricordo le prime lezioni, facevo: non so dove sta andando questa donna, io seguo, le do fiducia, seguo, ma dove ci sta portando? Ma cos'è? E veramente quando ho capito ho avuto un click incredibile, anche se andate a vedere la diretta che abbiamo fatto Rolfing e Danza potete capire meglio cosa sto dicendo, ma c'è stata un'apertura nella concezione di come sento il mio corpo e di come lo rapporto con lo spazio, con il respiro, tra l'azione, il sentire, la preparazione. Veramente fantastico, Pierpaola, ti voglio ringraziare perché per me è stato importantissimo. E noi stiamo arrivando a un'ora di diretta, io direi che sarebbe anche il tempo di chiudere. Se c'è magari un'ultima domanda che qualcuno vuole porre, vuole fare, o qualcosa che voi, Tara, Federica, Carla, Pierpaola, volete dirci prima di chiudere. We are going towards closure, so if you have anything you'd like to share with us, you are very welcome to, before we say goodbye to everybody. You have to put your microphone on, Tara. Sorry, yeah. I can just encourage anybody who is interested in experiencing some Rolfing to go and have one session. Just one session, that's all you need.
and you'll know if it is the right thing for you to do. So it's a very simple step to take. Allora, voglio incoraggiare chiunque di fare almeno una seduta di Rolfi. Ne basta veramente una per capire di cosa stiamo parlando e se poi è una cosa che vi può interessare continuare a fare. Grazie Tara. C'è un bel commento di Anna Paola Bakalov. Ho avuto occasione, Anna Paola è una rolfer e anche una danzatrice coreografa, e lei dice: ho avuto occasione di lavorare con insegnanti di yoga. Immaginavo che loro non avessero molto da scoprire sul loro corpo, visto l'esperienza, e invece... E su questi puntini mi piace salutare tutti quanti e ringraziare tutti quanti. Vi ricordo due appuntamenti importanti: il 16 aprile l'incontro con Robert Schleip, le ultime scoperte dal mondo della fascia e la loro applicazione pratica attraverso il tocco ed il movimento, venerdì alle ore 18, e poi l'incontro successivo del nostro calendario, il venerdì 23 aprile alle ore 15, Rolfing e fisioterapia. La regia ce lo sta mettendo, non ce l'ha messo, ma non importa. Quindi ripeto, il 23 aprile alle ore 15, Rolfing e fisioterapia, fascia e movimento, nuove prospettive in ambito riabilitativo, come la terapia fasciale ha cambiato la mia vita e la mia professionalità. Quelli che vedete qui, magari li metti grande, Eleonora, sono i nostri contatti. Potrete seguire tutti gli eventi, anche se per caso non riuscite ad essere in diretta, ma verranno caricati sui siti, sui nostri social e su YouTube. Quindi io vi ringrazio tantissimo, ringrazio, se ci rimetti le facce, Carla Ferrara, Tara Fraser, Federica Panichi, Pierpaola Volpone, si ringrazio Eleonora Celli in regia e auguro a tutti una meravigliosa continuazione. Ciao. Grazie. Ciao ciao.